Ragazzi, mi raccomando, prima di iniziare voglio subitissimo un bel like e volevo dirvi che oggi pomeriggio su Twitch ci sarà il sub day, quindi mi raccomando boys, non mancate per nessun motivo al mondo, link in descrizione. Per questo video mi raccomando non vi darò un tetto di like, però più like ci saranno e più vi ringrazierò, quindi mi raccomando boys, conto su di voi. Quante cazzo di volte conto su di voi, ma è bene così. Detto questo, buona visione! E bentornati oggi su la Wiki, ovviamente di Grand Cross, per andare a parlare, come dal titolo, dei personaggi di arrivo in casa Global questo martedì. Ebbene sì ragazzuoli, sicuramente questo martedì uscirà la collab con King of Fighters, come mai detto ovviamente più volte nei gruppi Telegram, tanti youtuber ci hanno fatto ovviamente video riguardo, e ancora comunque non avevo fatto nessuno se non accennarvelo su Twitch del fatto che martedì sarebbe arrivata la collab con KOF, però di base non ci avevo fatto ancora nessun video al riguardo. Ecco poi il primo per appunto di questi video, per appunto dove parliamo di KOF, anche perché direi che c'è comunque molto da parlare. Tra l'altro c'è uno showcase già pronto su YouTube, sul canale Boys, quello di Kyo, quindi di quello che effettivamente lancia incendi a manetta, che secondo me è uno tra i più forti all'interno di questo banner. Per appunto c'è già sul canale, che è un appunto uno showcase in PvP, quindi là potete benissimo già andarlo a recuperare, perché diciamo è già come si sfrutterà il personaggio in un team futuro con King e Hendrickson, quindi la classica coppia da King Fest e Hendrickson Verde. In ogni caso ragazzuoli, andiamo subitissimo a vedere quali sono questi personaggi. Prima in assoluto ovviamente Athena, ovviamente si va in ordine per appunto all'ordine alfabetico, va bene, che cambia qualcosa. Poi abbiamo appunto Mai, poi vabbè, ordine alfabetico qua ci siamo già interrotti, però sì, Mai. Abbiamo Kyo e poi anche Omega Rugal. Allora, premettiamo questo: purtroppo è brutto da dire e forse non c'è nessun modo carino per dire questa cosa, però le due ragazze in questo banner purtroppo sono un attimino più deboli dei due ragazzi, in quanto Mai è carina, sarà carina per appunto nelle fase del boss di Gotham quando tornerà come attualmente sul Jap, però di base anche Athena probabilmente è la più scarsa. Probabilmente sì, Athena tra tutti è quella più scarsa, però di base secondo me anche Mai bella, ma non va a influire un bel niente. Mentre a differenza delle due ragazze, i ragazzi sono qualcosa di sbroccati, che ho è un coso di rotto, e Omega Rugal forse a differenza di Kyo attualmente sul Global si sentirà più di tutti, perché comunque va inserito in un team Penetration Old Style, quindi si parla di un Elias, si parla di un Dimel e poi si parla come terzo sul nostro carissimo Omega Rugal, perché comunque è un personaggio che va tutto incentrato su Pierce Rate a manetta ragazzi, infatti ovviamente lo vedremo tra poco. E comunque ripeto, già di base possiamo dire, ovviamente si dirà se pure o non martedì nel video, però ovviamente questo video più che altro per dire quale è più forte tra i tre. Partiamo subitissimo: Athena ragazzuoli, infligge con la skill 1 240%, 360% e 500% per appunto con sì una single target, cancella le stance con la 3 stelle e probabilmente stun anche per un turno, quindi la 3 stelle è un netto miglioramento rispetto alle altre due skill. Continuando ragazzi, abbiamo la UE, invece no, è single target, sono partito col predict ma è single target, fa detonate che infligge un 20% di danno addizionale ovviamente per appunto su un target, 160%, 240%, 400%, ovviamente sì, 20% addizionale per ogni roba dei gauge, quindi un attimino una cosa particolare. Più che altro si sente molto di più con la 3 stelle, come la maggior parte delle skill ovviamente di ogni personaggio. Partiamo poi ragazzi con la ulti, perché la ulti parte con il livello 1 con 700% e cancella le stance, quindi questo ottimo, tutte le stance ovviamente sempre ad un nemico, e fa per appunto con il livello 1 700% fino ad arrivare anche a un 1050%, quindi un bel upgrade. E ragazzi con la ulti lei shot, ma palese. Comunque anche di attacco base non è che aveva pochissimo, con 580 non è male, cioè è comunque nella media, mettiamola in questo modo. E poi ragazzi, la sua passiva semplicemente quando si va a sconfiggere un nemico per l'appunto nel nostro turno, per appunto gli si va a togliere due gauge, ed è comunque una cosa diciamo ottima, però va vista in game, perché comunque è una di quelle passive che magari vi sta quasi ma magari in game va comunque a funzionare. Vi ripeto, il personaggio in sé non è malissimo, il problema è che
se ha bisogno di altro, di roba più pimpante, no? E andiamo subitissimo a leggerci Mai Shiranui, ragazzuoli. Lei ovviamente è la più bella in assoluto, ci mancherebbe. Infligge un 120% ad un nemico e eleva un gauge con la 1 stella, quindi questo è già ottimo, ottimo, ottimo. Stesso ragionamento, eleva un gauge e fa un 300%, mentre la 3 stelle infligge un 450% e eleva appunto 3 gauge. Se non ero, questo dovrebbe essere... più o meno parlando la skill di Escano Rosso. Continuando, ragazzuoli, ovviamente qui c'è la skill 2 stelle, un'altra skill, infligge Amplify, che per appunto è un damage più 30% per buff attivo, per appunto, quindi questa è una cosa ottima. 100% sempre a questa way, quindi 100%, 150%, 250%, questa, ragazzi, è un'ottima skill, a mio avviso fa tanto danno. Oltre a questo, mettiamoci a leggere la ulti, perché infligge un 630% ovviamente ad un nemico e incrementa le skill, il rank delle skill a tutti gli alleati. Quindi questa è una cosa comunque veramente, veramente ottima. Parte per un 630 e arriva fino a 945%. Parlando della sua passiva, perché la sua passiva, ragazzi, ovviamente va in combo con quello che ho detto poco fa, perché quando un eroe appunto subisce questo skill up, incrementa le stats base di se stesso di un 15% per due turni. Quindi questo, ragazzuoli, è comunque veramente una cosa ottima, perché di base dovrebbe essere una cosa che va a influenzare tutti i nostri carissimi alleati, perché qui dice quando un eroe fa lo skill up, per appunto, che ne so, se un Lost Vanity, mettiamo caso, subisce il tuo skill up, si va a incrementare le stats del 15%. Intuito dovrebbe essere così, perché comunque non c'è scritto che se si busta l'alleato si busta solo lei, questo non c'è scritto, quindi questa è una cosa un attimino ottima, si busta tutto il team. Andando a parlare di Kyo, ragazzuoli, Kusanagi è, diciamo, forse quello che nel meta futuro sarà più preponderante di tutti gli altri, perché è quello che secondo me va a inserirsi nel team migliore di un meta futuro, quello di King Fest, ragazzuoli. Il team King Hendrickson, e poi volendo ci si può mettere lui. Perché questo? Perché è un personaggio totalmente incentrato sugli incendi. Lui, ragazzi, lancia incendi a manetta ogni turno. Lancia due incendi per un massimo di tre turni per incendi, per ignite. Quindi si parla di qualcosa che può arrivare a 6 incendi in un secondo. Personaggi, ragazzi, avversari che nel team di King si trovano già 3 Marus per le carte di King e Hendrickson, quindi hanno già 3 Marus di suo più altri 6 incendi. Cioè, voi capite quel team là come va a perdere? Va a perdere gauge, perde danno ovviamente con gli incendi stessi. C'è tutta la roba di del poison, c'è della roba del... Delle skill di Hendrickson, cioè è un qualcosa totalmente incentrato sui Malus, il team di King, ed è un team che arriverà in futuro. Quindi questo è un personaggio che magari attualmente non troverà posto in nessun team, però in futuro troverà quel team che è rotto, in cui per appunto potrà andare a giocare molto 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 bene, molto bene. Quindi infligge un 170% ad un nemico, 255% e 455%, e ovviamente qua infligge un 20%, sempre appunto per debuff, quindi questa è una cosa ottima, diciamo. Sì, facciamo un incremento del danno per ogni 20% per ogni debuff che ha il target avversario. Quindi poi abbiamo per appunto l'altra skill che infligge uno scorch, increase damage deal by 25% per ignite, quindi anche questo stesso ragionamento, incrementa un 25% per ogni ignite, quindi questo è ottimo. Un 100% skill away, ovviamente 150%, 250%. Parlando di ulti, infligge un 490 per un nemico, quindi rispetto alle skill precedenti molto basso, a livello di percentuale arriva fino a un 725%, che è bassissimo. Però anche questa ulti qua, ragazzuoli, applica ulteriormente altri 2 ignite, fino, calcolando anche la passiva, a un massimo di 8 ignite, ragazzuoli, qualcosa di allucinante, veramente allucinante. Ecco, l'avversario avrà sempre comunque almeno 6 incendi, almeno 6 incendi, ne va sempre comunque, ragazzi. Continuando, ragazzuoli, ovviamente sì, gli incendi causati dalla ult sono away, quindi quella è l'unica cosa away. Partendo ovviamente per la sua passiva, si va con all'inizio del turno applica 2 ignite all'inizio del turno proprio per un 3 turni, poi e per un ignite che per l'appunto si va a dare all'avversario, si va a ridurre il danno che si subisce di un 5% a tutto il team. Quindi questo è un attimino una cosa molto 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 buona. Ragazzi, questa passiva è, diciamo, una cosa rotta, perché, diciamo, va perfettamente in combo con quello che è il personaggio di Kyo Kusanagi. Un personaggio che lancia un manetto ignite, si basa tutto sull'ignite, e non solo, però di ignite si va a ridurre anche il danno che si va a subire. Questo personaggio qua, ragazzuoli, è qualcosa di sbagliato,
toccato, secondo me. Contro ogni pronostico, perché quando uscì pensavo fosse il classico PG da collaborazione, no? Che non si cappava nessuno, nel senso proprio inutile, e invece no. Come ultimo abbiamo Ragazzuoli, quello che secondo me attualmente parlando è il più rotto dei quattro, perché quello che forse si va a inserire meglio di tutti nel meta attuale. Anche sul Jap, attenzione, è molto molto forte, in tantissimi lo utilizzano. Però comunque si parla di un team, nel Penetration Team, che se ti va male puoi comunque creparci, nel senso abbiamo comunque uno Swain, PG che comunque, sul Jap parlando, un meta che gira molto su altri personaggi. Però comunque lui, anche come Kyos, è comunque, diciamo, messo all'interno ed è comunque ha trovato il suo posto, nel senso. E nel Global questa cosa qua, secondo me, si sentirà molto molto di più, perché comunque il Penetration Team è un team che si può giocare molto di più rispetto al Jap. Ovviamente parlando prima di questo Omega Rugal, ecco, potremmo parliamo un attimino in termini di meta antecedente Rugal, ecco. Parliamo per appunto di skill 1, della sua infligge Pierce, quindi un danno per appunto incrementa il Pierce rate di un 3, di un per 3, quindi poi un 100% a tutti i nemici, 150% e 250% con la 3 stelle, quindi questa è molto molto buona. Post questa skill è molto molto buono, Ragazzuoli. Poi infligge damage per appunto sempre single target di 180%, 280% e 300%, anche perché quello che vediamo qua, Ragazzuoli, è semplicemente un decrease delle stats relative all'attacco di un 20%, un 30%, questo diciamo un upgrade abbastanza infimo, mentre lui a 3 stelle è, diciamo, un bel upgrade, cazzo, c'ha un quasi doppio percentuale, e non solo, no, doppio percentuale no, però un 120% in più, però ha un 40% e 2 per 2 turni, cioè è veramente tanta tanta roba, ragazzi, questa skill è ottima. Prima questa e poi l'altra, shottate tutti, ragazzi, veramente sbloccato. O comunque già questa skill qua, ragazzi, vuole qualcosa di totalmente allucinante, se la andiamo a inserire nel team di Lilia, che già di lei aumenta i Pierce rate, cioè raga, è qualcosa di sbloccato questo personaggio, davvero, fidatevi, io mi sono pentito di non averlo trovato, ecco. Mentre la sua ulti, Ragazzuoli, direi che hanno sbagliato perché hanno messo il 70%, ma va bene. Poi non è vero, questo ho letto male io, questo è quello che aumenta per ogni SA, o per ogni CA, l'ho letto male io. E appunto parte da un 700% e arriva fino a un massimo di 1050, esattamente come Mai, se non erro, no, come Athena, ok, esattamente come Athena, quindi anche questo ottimo, e infligge charge, quindi ignora la difesa, Ragazzuoli, questo per personaggi qualcosa di sbloccato, andrà sempre a shottare, e ovviamente nel team di Mel e di Ilia, dove per appunto il Pierce rate sarà le stelle, questo personaggio può arrivare a fare danni che non hanno minimamente senso di esistere. E non solo, perché quando questo personaggio per appunto va a scendere sotto il 50% di HP, si rimuove tutti i debuff e per appunto si va a refillare quello che era per appunto i suoi HP. E non solo, perché se aumenta le stats per appunto in un 15%, ovviamente questa roba è applicabile solo una volta a partita, quindi attenzione, è sbloccata, ma una volta usata poi non è più passiva, ecco, mettiamola in questo modo. Questo personaggio, boys, forse tra i quattro è quello che, vi ripeto, si va più a incentrare e diciamo a incastrare in un possibile meta global. Vi ripeto, tra i quattro, se ci avete fatto caso, sono anche in ordine di potenza, perché Kyo attualmente, global parlando, non entra minimamente, secondo me è un piccolo predict, non va a incidere nulla, perché è un personaggio che, diciamo, funziona in un team totalmente incentrato sui debuff, cioè quello di King, e attualmente non c'è, quindi è completamente un meta futuro. Omega è quello più rotto, però ecco, Mai e Athena sono quelle più, un attimino più mettiamola in questo modo. Quindi sì, quindi Ragazzuoli, su chi bisogna puntare attualmente global parlando, tutta la vita Omega Rugal è il personaggio che, se lo trovate anche CA1, Ragazzuoli, è totalmente rotto, è un personaggio che nel team di Dimel è quello che Ciri voleva per farlo salire, boys, è un qualcosa di sbroccato, veramente veramente forte, fa danni allucinanti, davvero. Mentre Kyo, vi ripeto, meta futuro, ma anche lui è molto 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 forte. Mai purtroppo non va a incidere un bel niente in un meta, perché di base qualche ventuccio lo fa, però secondo me non è da PvP. E lo stesso vale anche per Athena, stesso ragionamento, boy, se lei forse tra tutti, forse con Mai un attimino se la conteggia con Mai, però forse anche lei di base non va a influire nessun tipo di meta PvP, né ora né per appunto in futuro. È un piccolo predict, boys, poi magari arrivano sul global e il più forte è Mai o Athena, però di base, beh,
Jap parlando, vi dico quello che è successo sul Jap, è che Kyo e Rugal sono due che in PvP si trovano molto molto spesso, Kyo nel team di King e per appunto Rugal nel team Penetration di una volta, quindi di Mel e Lilia e magari anche King Rosso in sub, però di base questo è un attimino il mood del tutto. Bisogna andare a puntare, boys, quello che è Kyo e Rugal, perché entrambi sono veramente veramente rotti. Piccolo consiglio, Rugal lo trovate e Kyo ve lo comprate. Con i coin purtroppo Kyo andrà a costare, se sarà come sul Jap, 2 coin di Lost Vein. Ed è tra l'altro come ho fatto io, perché io ragazzi ho shaftato tutto e mi sono dovuto comprarlo, perché veramente in questo banner ho shaftato tutto, non ho trovato neanche un personaggio nuovo, ragazzi. Quindi purtroppo Kyo è l'unico che mi sono comprato. Però di base vi ripeto, Rugal è rotto, puntate assolutamente a lui. E Kyo è ovviamente il secondo in classifica, e in futuro forse Kyo supererà addirittura Rugal, secondo me, perché ragazzi anche lui è molto 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 forte. Quindi finalmente siamo arrivati al dunque, ragazzuoli. Chi è più forte di questi quattro? Rugal e Kyo. Comunque attualmente Rugal è il più forte. Kyo in futuro se la conteggerà con Rugal, ma è purtroppo Athena, secondo me, ragazzuoli, sono ovviamente le più scarse. Vi ripeto, purtroppo parlando, senza ovviamente nessun tipo di offesa, però in questa collab le due ragazze sono più deboli dei due ragazzi, assolutamente, ragazzi. Purtroppo questo è, c'è la realtà dei fatti, nessuna delle due ragazze è all'altezza di un meta PvP, mentre i due, appunto, uomini, insomma, Kyo e Rugal sono qualcosa di totalmente no sense. Ragazzi, mi raccomando, lasciate subitissimo un bel like, iscrivetevi al canale se questo video vi è piaciuto, commentate qua sotto, scena vostra oggi, sabbe su Twitch, ovviamente campanellina, iscrizione qua al centro per non perdervi nessun altro video, rubate tutti gli altri qua sopra nelle schede, qua alla testa, a sinistra, a tutte le parti, boys, qua sopra, qua accanto, a tutte le parti, mi raccomando, e let's go, boys, un bel like e ciao a tutti, raga, suoli!